Buongiorno e bentrovati per un nuovo appuntamento del nostro podcast Libri per sognatori svegli. Protagonista della puntata di oggi è il pendolo errante sulla meccanica della coscienza dello scienziato e mistico israeliano-americano Isaac Bentov, edito da Spazio Interiore nel maggio 2023. Il lettore si troverà tra le mani un trattato brillante, pubblicato negli Stati Uniti negli anni 70 e ancora incredibilmente attuale, che indaga, con una lucidità fuori dal comune, su alcuni fenomeni cosiddetti inspiegabili dalla scienza ufficiale, come la telecinesi, la telepatia, le esperienze extracorporee, la chiaroveggenza, la guarigione psichica. Lungi dall'appartenere a un altro mondo, essi non sono altro che le prove delle straordinarie abilità insite in ogni essere umano. La capacità dell'autore di vedere ciò che gli altri non vedevano nella realtà, nell'essere umano e nelle leggi che governano i fenomeni, l'ha portato a mettere a punto teorie, leggi e meccanismi sul funzionamento dell'universo e della natura umana, con l'enorme pregio di riuscire a descriverli in modo semplice ed efficace. Nella prefazione, Stefano Roverso, trainer del Monroe Institute fondato da Robert Monroe, riconosce nel pendolo errante una delle principali fonti scientifiche di riferimento del Gateway Report, che ha permesso di validare rigorosamente i presupposti che rendevano credibile e possibile l'utilizzo delle capacità umane straordinarie per reperire informazioni su luoghi e persone a distanza indefinita nello spazio e nel tempo. Leggere questo libro, confessa ancora Roverso, mi ha permesso di rimettere in ordine molte informazioni provenienti da ambiti diversi: scienza classica, fisica quantistica, concetti di crescita personale, dottrine esoteriche, ermetismo, leggi universali, psicologia transpersonale. Tutto scorre facilmente seguendo il fil rouge che Isaac traccia nel suo personale racconto di come funzionano le cose, dal micro al macro. Le vignette presenti nel testo, inoltre, esemplificano i concetti che descrive, facendo sorridere il lettore e permettendogli di comprendere ciò che facile non è, neppure per gli addetti ai lavori. Il libro di Bentov riesce a incuriosire e a stimolare una nuova comprensione dei meccanismi della vita e dell'evoluzione, sia per chi è alla ricerca di risposte sul funzionamento del tutto, che per chi vuole avere una diversa chiave di lettura dell'essere umano, non solo dal punto di vista biologico, ma anche sul piano energetico e della coscienza. L'essere umano è allo stesso tempo al centro e al lato del racconto, permettendoci così di osservare meglio la scena senza focalizzarci troppo su noi stessi. Ingegnere meccanico specializzato in ingegneria biomedica, appassionato inventore e esperto meditatore, Isaac Bentov, scomparso nel 1973, è stato uno dei primi ricercatori a sviluppare quello che oggi è ampiamente accettato come modello olografico della realtà. In questo libro, scrive l'autore, propongo un modello dell'universo che soddisfa il bisogno di un quadro completo di ciò che è la nostra esistenza. In altre parole, un modello olistico che comprende non solo l'universo fisico osservabile, che è il nostro ambiente immediato, e l'universo lontano osservato dai nostri astronomi, ma anche altre realtà. Normalmente non consideriamo le componenti emotive, mentali e intuitive del nostro essere come realtà. Io cercherò di provare che invece lo sono. I fenomeni che chiamiamo inspiegabili sono facilmente spiegabili una volta compresi i principi generali che li governano. Ecco allora che attraverso un linguaggio che riesce a rompere le barriere dei preconcetti, Bentov rivolge al lettore l'invito a spingersi oltre i paletti imposti dall'educazione standard e a intraprendere un viaggio verso la consapevolezza delle reali potenzialità della mente di ciascuno di noi. Sta a noi cogliere questo invito. Non mi resta altro che augurarvi buon ascolto. Alcune pagine dall'introduzione. Questo libro è il risultato di alcune conversazioni avute con i miei amici, divenute sempre più elaborate man mano che venivano aggiunti nuovi argomenti. A un certo punto, i miei amici hanno ritenuto opportuno che presentassi queste idee a un pubblico più ampio. Così, a seguito della loro petulante quanto ben intenzionata insistenza, ho deciso di mettere su carta alcune di quelle idee. Quando finalmente mi misi a scrivere, mi domandai se fosse il momento giusto per farlo. L'accumulo di conoscenza è un processo continuo ed è difficile stabilire in quale momento dire «fermati qui» e annota tutte le informazioni accumulate finora. Così, ho deciso di iniziare a scrivere dal mio attuale livello di ignoranza, semplicemente perché le circostanze mi hanno costretto a farlo. Certamente, se iniziassi a scrivere questo libro tra 2 o 3 anni, sarei in grado di descrivere meglio molte cose e aggiungere molte nuove idee.
Tuttavia, affronterei comunque lo stesso dilemma, perché il proprio livello di ignoranza aumenta in maniera direttamente proporzionale alla conoscenza accumulata. Ad esempio, l'acquisizione di una nuova informazione genera molte nuove domande e ogni possibile risposta genera a sua volta 5 o 10 domande nuove. Il numero di domande cresce molto più velocemente del numero di informazioni accumulate. Quindi, quanto più uno ne sa, tanto maggiore il suo livello di ignoranza. Questo è il ragionamento che mi ha spinto a decidere di pubblicare queste informazioni adesso. Pertanto, lungi da me sostenere che le informazioni contenute in questo libro siano una sorta di verità ultima. Piuttosto, spero siano uno stimolo e una fonte di ispirazione per ulteriori riflessioni e speculazioni da parte di futuri scienziati e laici motivati. Molte delle informazioni di questo libro hanno avuto origine da una conoscenza intuitiva e sono state poi convalidate attraverso supporti razionali e scientifici, anche se, quando si parla della forma dell'universo e del processo della sua creazione, il supporto razionale diventa relativo, considerato che si tratta di materiale che non è ancora completamente supportato da fatti scientifici. Quindi, la guida principale per giudicare il materiale presentato in queste pagine è la propria intuizione o esperienza soggettiva. Questo libro è indirizzato ai giovani di tutte le età, cioè a tutti coloro la cui immaginazione non è stata soffocata dal processo educativo standard. È scritto per coloro che sanno ancora stupirsi per il modo in cui le formiche costruiscono le loro tane, per la fredda eleganza di un serpente o la bellezza di un fiore. Scrivo per le persone che possono tollerare uno stato temporaneo di ambiguità, per coloro che possono accettare facilmente il cambiamento e non hanno paura di esporsi a idee selvagge. Coloro che non possono tollerare il cambiamento abbandoneranno la lettura di questo testo molto presto. Pochi scienziati leggeranno questo libro fino alla fine, ma spero che stimolerà i processi di pensiero di molti e seminerà alcune idee nelle menti feconde di futuri scienziati, quelli che saranno all'apice della loro carriera alla fine di questo secolo. In questo libro propongo un modello dell'universo che soddisfa il bisogno di un quadro completo di ciò che è la nostra esistenza. In altre parole, un modello olistico che comprende non solo l'universo fisico osservabile, che è il nostro ambiente immediato, e l'universo lontano osservato dai nostri astronomi, ma anche altre realtà. Normalmente non consideriamo le componenti emotive, mentali e intuitive del nostro essere come realtà. Io cercherò di provare che invece lo sono. I fenomeni che chiamiamo inspiegabili, come la psicocinesi, lo spostamento di un oggetto con il potere della mente, la telepatia, i fenomeni extracorporei, la chiaroveggenza, eccetera, sono facilmente spiegabili una volta compresi i principi generali che li governano. Di recente ci sono state molte polemiche su questi argomenti. La maggior parte dei laici e degli scienziati non credono nell'esistenza di tali fenomeni. Piuttosto che entrare nella controversia sulla possibilità della telepatia, o se uno possa o meno funzionare al di fuori del corpo fisico, cercherò di dimostrare i meccanismi alla base di questi fenomeni e di fornire spiegazioni plausibili sul loro funzionamento. Starà al lettore decidere se le soluzioni suggerite hanno senso oppure no. In primo luogo, suggerisco che il principio generale sottostante tutti i fenomeni sopra menzionati è uno stato alterato di coscienza. Gli stati alterati di coscienza ci permettono di funzionare in realtà che normalmente non sono a nostra disposizione. Con normalmente intendo quando viviamo nel nostro regolare stato di veglia, nella realtà in cui una persona generalmente si identifica. Nel modello da me suggerito, tutte queste realtà prese insieme formano un grande ologramma di campi interagenti tra loro. La maggior parte di noi vede l'universo attraverso una minuscola finestra che ci consente di vedere solo un singolo colore o una singola realtà dello spettro infinito di realtà. Guardare il nostro universo attraverso questa minuscola finestra ci costringe a vedere il mondo in forma sequenziale, cioè come un insieme di eventi che si susseguono in un tempo lineare. Ma non è necessariamente corretto. Il concetto di modello, come lo uso qui, implica un costrutto teorico che comprende i fatti conosciuti all'interno di una data struttura, che deve essere chiara, elegante e compatta. Un buon modello prevede anche il comportamento degli elementi o componenti di questa struttura. Questo è un buon test per verificare la validità di un modello. Inoltre, è opportuno che un modello non violi nessuna delle leggi fisiche attualmente accettate, in modo da non pestare i piedi a nessuno o causare problemi. Il modello che presento soddisfa tutti questi requisiti, pur rasentando i confini della conoscenza attuale. In fondo, non c'è niente di sbagliato nel cercare di spingere quei confini un po' più in là. Infine, un modello è solo un modello e non la verità assoluta. Pertanto è soggetto a modifiche man mano che vengono acquisite nuove informazioni.
Quindi, quando un modello non basta più per rendere conto di tutti i fenomeni presenti, se ne dovrà semplicemente costruire uno nuovo. La teoria della relatività sottolinea la nozione che, a prescindere dall'evento o dall'oggetto, l'osservazione è sempre soggettiva a una prospettiva che può differire da persona a persona. Quindi, per ottenere misurazioni e risultati significativi, è necessario confrontare i punti di osservazione. La teoria quantistica afferma che non c'è maniera di misurare alcuni insiemi di cose contemporaneamente, come ad esempio la quantità di moto e la posizione, in modo molto accurato. Secondo l'interpretazione più diffusa, ciò accade perché la coscienza dello sperimentatore interagisce con l'esperimento stesso. Pertanto, è possibile che l'atteggiamento dello sperimentatore influenzi il risultato di un particolare esperimento. Ora, questa è una cosa seria, perché a meno che non riusciamo a spiegare e descrivere cos'è la coscienza, qualsiasi esperimento sarà avvolto nel dubbio. Quindi il problema principale è proprio questo: definire cos'è la coscienza. Sfogliando questo libro vedrai molti diagrammi e potresti avere l'impressione che si tratti di un libro tecnico o addirittura scientifico. Beh, non preoccuparti, io stesso sono un tipo abbastanza stupido che a scuola non è mai andato d'accordo con la matematica. In effetti, la mia esperienza con il mondo accademico è stata piuttosto breve. Sono stato espulso dall'asilo all'età di 4 anni per alcune presunte attività sovversive e da allora non sono più riuscito a riprendere gli studi regolari, né a laurearmi. Quindi la mia mente è rimasta vuota e non contaminata dall'apprendimento istituzionale. Per poter sviluppare un linguaggio comune, dovrò utilizzare alcuni elementari concetti scientifici, come il comportamento del suono, delle onde di luce e infine dell'ologramma. Ho provato a rendere la descrizione di questi concetti quanto più appetibile e breve possibile. Spiegherò come funziona la natura utilizzando esempi semplici che ti serviranno per comprendere i concetti finali. Ti prego di essere indulgente con me per i primi 4 capitoli, dopodiché sarà tutta una strada in discesa e persino divertente. Dopo il 4º capitolo, le cose cominceranno a diventare piuttosto scandalose, mentre esploreremo territori dove neanche gli angeli osano. Considero gli angeli esseri abbastanza timidi e poco intraprendenti. Uno degli obiettivi di questo libro è dimostrare che quando l'informazione su argomenti come fenomeni di poltergeist, psicocinesi, ESP, fantasmi, telepatia, guarigione psichica, esperienze mistiche spontanee, eccetera, è organizzata in un ordine ragionevole, scopriamo che questi fenomeni non sono altro che una manifestazione di livelli molto elevati di coscienza. Per esempio, affronterò l'argomento della reincarnazione come un dato di fatto, ignorando a pie pari l'accanita polemica sull'argomento. Questo per due motivi. Primo, il semplice fatto che ponendosi a livello di coscienza adeguato si possono ottenere queste informazioni direttamente in prima persona. Secondo, sappiamo che l'energia non può perdersi all'interno di un sistema chiuso. La caratteristica principale del fenomeno della vita è che contrasta la tendenza generale delle cose a esaurirsi, cioè un sistema altamente ordinato tende a precipitare verso uno stato di disordine nell'atto di dissipare l'energia disponibile, aumento di entropia. Dal capitolo 7, l'osservatore. Abbiamo visto che il nostro sistema sensoriale ed emozionale, o corpo astrale, è l'entità mobile in grado di viaggiare, mentre il corpo mentale è il nostro sistema logico, cioè la parte di noi che è in grado di interpretare gli eventi. Una volta che questi due corpi sono ben sviluppati, l'individuo può utilizzare anche il suo corpo causale o corpo intuitivo. Potremmo definire l'insieme di questi tre corpi con un solo termine: la nostra psiche. La psiche è indipendente dal corpo, ma per la maggior parte del tempo risiede in esso, un po' come noi usiamo un'auto. Più comunemente la psiche viene definita anima. La psiche funge da ponte tra il livello fisico e ciò che siamo veramente. Esseri spirituali che operano sul livello fisico attraverso la mediazione della psiche. La differenza in termini di qualità di coscienza tra l'entità spirituale, che possiamo chiamare il sé superiore, e la nostra realtà fisica è così grande che lo spirito non potrebbe mai gestire direttamente un normale corpo fisico. Lo spirito ha bisogno della psiche o anima come intermediario per svolgere il suo lavoro. Il livello spirituale è il ponte verso l'assoluto. Il livello spirituale. È un peccato che la parola spirito o spiriti sia così versatile. Lo stesso termine, infatti, è usato sia per denotare un tipo di alcol, sia per descrivere le entità disincarnate, cioè persone senza più un corpo fisico, e fantasmi di tutti i tipi, dalla varietà benigna o ordinaria alle entità viziose, malevoli e degenerate.
In questo contesto usiamo la parola spirito o spirituale per descrivere il livello più alto dell'evoluzione umana, che come dicevamo prima rasenta l'assoluto. È molto difficile tracciare una linea di demarcazione netta tra questi due, perché la realtà spirituale più raffinata sfuma nell'assoluto, che è il livello dei creatori. È direttamente connesso con la conoscenza e la struttura dell'universo e del cosmo. Nel livello causale, la conoscenza viene assorbita in blocchi, non trasmessa in forma lineare e sequenziale come siamo abituati noi. Prendi ad esempio il modo in cui guardiamo un'immagine. I nostri occhi scansionano le informazioni a zigzag e a poco formano un'immagine coerente. Nel livello causale e al di sopra di esso, l'immagine verrebbe impressa dentro di noi tutta in una volta, come se tutto il nostro corpo fosse pervaso da essa nel giro di pochi istanti, come una stampante laser. Saremmo in grado di assorbire tutti i dettagli di un'immagine in un istante e poi avremo bisogno di tempo in abbondanza per descriverla o contemplarne il significato. Lo stesso sistema di acquisizione della conoscenza vale per i regni spirituali. Le informazioni impartite a quei livelli rispondono agli interessi specifici di ogni individuo. Se il suo interesse è nella cosmologia, probabilmente l'individuo otterrà informazioni sulla struttura dell'universo e del cosmo nei dettagli che è in grado di comprendere in un dato momento. È importante che ci rendiamo conto che l'universo, attraverso un sistema di incentivi che noi chiamiamo evoluzione, è ansioso di impartire agli esseri senzienti quanta più conoscenza possibile, per consentire loro di muoversi il più velocemente possibile sulla scala evolutiva e quindi sviluppare la loro coscienza al livello più alto possibile. L'universo vuole farsi conoscere da coloro che possono comprendere il suo linguaggio e quest'ultimo diventa tanto più intelligibile quanto più elevata è la nostra componente spirituale. Mettiamo subito in chiaro una cosa importante. La spiritualità non ha niente a che fare con la religione. Talvolta i leader religiosi vengono chiamati leader spirituali, il che crea confusione. La spiritualità ha a che fare solo con lo sviluppo e l'evoluzione del nostro sistema nervoso e il conseguente avanzamento del livello di coscienza, che ha raggiunto una frequenza sufficientemente alta sulla scala della qualità di coscienza da consentirgli di risuonare ai livelli più alti della creazione. Questo processo comporta automaticamente lo sviluppo dei valori morali interiori e lo sviluppo del cuore. Con questo si intende che una persona con un livello di coscienza altamente sviluppato avrà una tendenza spontanea ad aiutare le persone bisognose e irradierà un'energia che a livello fisico è espressa con l'emozione chiamata amore. Qui definiremo l'amore come un'energia e non come un'emozione. Le emozioni sono infatti confinate a livello fisico e astrale della realtà e non esistono ai livelli superiori. Pertanto, ciò che chiamiamo amore è un'energia o radiazione che pervade l'intero cosmo. Verosimilmente, è la base di ciò che conosciamo come il fenomeno della gravitazione. Funzionare a questo livello è l'obiettivo della pratica yogica. La parola yoga significa unione, con cui si intende unione con l'assoluto. Uno yogi realizzato è in grado di funzionare a tutti i livelli della creazione, di descrivere eventi del passato e del futuro, e poiché la curva di scambio di energia è molto alta a questo livello, è in grado di influenzare positivamente la natura. In ultimo, diventa un elemento in grado di stimolare l'evoluzione dell'uomo e del pianeta intero. In questo capitolo abbiamo cantato le lodi del livello spirituale di coscienza e di coloro che sono in grado di raggiungerlo, ma questo non significa che l'universo sia spirituale. L'universo semplicemente è. Tuttavia, ciò che chiamiamo sviluppo spirituale è la chiave per raggiungere una comprensione soggettiva e oggettiva dell'universo. Tra gli stati spirituali più frequentemente descritti in letteratura troviamo la cosiddetta coscienza cosmica. Questo è uno stato in cui la persona assiste alle proprie azioni come se guardasse qualcun altro agire. La riuscita o il fallimento delle sue azioni non lo rendono né felice né triste. Solitamente riesce a vedere i corpi sottili delle persone e degli oggetti e le interazioni tra le persone come flussi di energia tra loro. In altre parole, vede simultaneamente tutto ciò che accade su diversi livelli di coscienza. Una pace onnipervadente si stabilisce in lui mentre comprende che è uno spirito immortale che opera a questo livello allo scopo di acquisire un'esperienza. Capisce i suggerimenti che la natura gli dà sotto forma di simboli per dirgli «Ecco, guarda, è così che funziono». Ha compreso il significato di «come sopra, così sotto» e sa che la natura usa lo stesso modello su tutti i livelli della creazione, con qualche lieve modifica qua e là. In breve, il modello del microcosmo riflette la struttura del macrocosmo e viceversa. Esistono anche stati al di sopra di quello della coscienza cosmica. Questi sono stati in cui la natura si apre all'osservatore e gli mostra i principi e la struttura alla base del tutto. In questo stato, una persona conosce tutto ciò che sta accadendo nel cosmo in un solo istante.
Non è vincolato dallo spazio e dal tempo perché la comunicazione nel cosmo non dipende dal tempo, come spiegherò in seguito. A questo punto forse ti starai chiedendo: chi è che dirige lo spettacolo? Chi o cosa mostra tutte queste cose presumibilmente meravigliose alle persone che raggiungono un elevato stato spirituale? La risposta è il sé superiore. Il sé superiore è la componente più elevata dell'uomo, una piccola parte o un elemento del creatore fatto della stessa materia del creatore. Come dire, la mela non cade mai lontano dall'albero. Capisco che alcune persone possano avere difficoltà nell'accettare il concetto di un creatore. Tuttavia, sarebbe ancora più difficile assumere che non esista alcun responsabile per la creazione del cosmo. Dal momento che nessuno mette in discussione o cerca di negare l'esistenza dell'universo fisico, è molto più naturale presumere che qualcuno o qualcosa lo abbia creato. Sarebbe difficile provare il contrario. Il sé superiore è lo spirito dentro di noi, e siccome questo è parte del creatore, se ne deduce che tutti i sé superiori sono connessi e comunicano tra di loro. Il sé superiore ha il compito di far sì che la personalità faccia le esperienze della vita e interagisca con gli altri, affinché possa acquisire conoscenza e imparare così a conoscere se stessa. In un certo senso, quindi, potremmo dire che l'intero universo è un sistema di raccolta di informazioni. Il creatore si scompone in piccole unità per poter sperimentare tutte le possibili interazioni tra le sue parti, a tutti i livelli possibili, e imparare così a conoscere se stesso. L'evoluzione è l'impulso intrinseco che spinge tutta la materia verso una complessità sempre maggiore, così che si possano avere esperienze a livelli sempre più elevati. Il sé superiore non può interagire efficacemente con un corpo fisico che non è stato adeguatamente preparato, quindi usa la psiche o anima per comunicare con lui. Ci vogliono molte vite umane e uno sforzo prolungato perché la propria coscienza evolva al punto in cui l'interazione diretta tra la personalità e il sé superiore diventi possibile. Tuttavia, una volta raggiunto quel punto, l'individuo è guidato direttamente dal sé superiore. Inizia a fare sempre più affidamento sulla conoscenza intuitiva che si riversa dentro di lui direttamente dalla sorgente in assoluto più alta. All'inizio ne intuisce la fonte e solo più tardi arriva a conoscerla. A questo punto, sapere che le sue esperienze nei livelli elevati di coscienza sono un contributo alle esperienze totali dell'universo è una gioia immensa. E allora, sperando di aver solleticato la vostra curiosità sulle teorie presentate da Bentov nel testo, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.